Alfonso Bialetti, Casale Corte Cerro, 17 giugno 1888, Omegna, 4 marzo 1970, è stato un inventore, imprenditore e operaio italiano. Il 1933 fu l'anno dell'invenzione di un apparecchio che rivoluzionò totalmente il metodo della preparazione del caffè, soppiantando le tradizionali napoletane, la moka. Progettata dallo stesso Alfonso, leggenda vuole che l'idea per questa invenzione sia venuta a Bialetti grazie alla Lischivos, antenata della moderna lavatrice, che si componeva di un pentolone in cui l'acqua veniva fatta bollire e il vapore, salendo, arrivava ai panni posti sopra un filtro. In pratica lo stesso meccanismo della moka. Da allora la moka si diffuse rapidamente in tutto il mondo e la sua produzione raggiunse oltre 1 milione di pezzi l'anno.